la riflessione che fece D'Albergo e poi ha ripreso un altro compagno nostro che è Ciampi, sulla Costituzione italiana come Costituzione di pace, collegata, dove si collega appunto alla riflessione di D'Albergo, la questione nazionale e quella questione internazionale. E quindi diciamo che queste qui le metto qui per chi vuole prenderne poi una copia e andare a vedere il sito, dove si può tra l'altro scaricare anche il manuale di autodifesa della Costituzione, che continua a essere utile. La faccio breve solo su questo intervento, perché sono d'accordo con quello che si diceva. Il 4 dicembre è stata vinta una battaglia, secondo me molto importante, perché non era affatto scontato ovviamente, ma perché avrebbe sul piano politico sturato e fatto saltare tutte le barriere, quindi tra politica, economica e sociale, no? Quello non sto a spiegare, ci intendiamo. Ma sul piano della difesa della Costituzione è comunque importante, perché in ogni caso ci sono mille veltroni e mille violante pronti a ripartire alla carica, però ora con calma, perché un calcetto e uno spinchino è stato dato. Ovviamente, come si diceva, il no non è tutto un no sociale, di sinistra, tanto meno di classe, è composito, non sto più a ritornare, e però è bene che sia andata così. Dopodiché, appunto, sapendo di tutti questi limiti, di queste contraddizioni, dobbiamo anche sapere che l'attacco anche alla forma costituzionale, oltre all'attacco per quello come veniva detto dai compagni, fin dal 48 si è spiegato perché la Costituzione non venisse attuata, continuerà, no? Allora, in questo senso abbiamo di fronte nei prossimi mesi, certo non è che noi possiamo capovolgere cosa verrà decisa nei prossimi mesi, però è materia di questa parte del dibattito. Per me rimane centrale la lotta di classe, che ora viene fatta prevalentemente da una parte contro l'altra. Però questo non significa, come certa sinistra cosiddetta parlamentare ha fatto per tanti anni, non riconoscere l'importanza del piano della rappresentanza politica e del fatto che una, se, come comunisti possiamo chiamare democrazia soltanto una rappresentanza politica che è perfetto rispecchiamento del pluralismo che esiste nella società. Allora, l'unico modello elettorale che garantisce questo perfetto rispecchiamento si chiama modello proporzionale integrale o puro, okay? Su questo anche dentro i comunisti, PRC, PDC, tutte le forze, c'è stata grandissima confusione in questi anni, e quindi io saluto felicemente l'articolo di Gianni Ferrara, che è uno dei più, forse più importante costituzionista attualmente, che è vicino all'area comunista, diciamo così, istituzione comunista istituzionale, insomma, di partito organizzato, che finalmente dopo anni in cui la sua area aveva continuato a parlare di modello tedesco, aveva continuato a parlare di necessità di sbarramenti eccetera, ha ripulito queste croste che erano appunto l'ideologia avversaria concentrata nel cervello, e sul manifesto ieri ha detto ci vuole il proporzionale per la prima volta, cosa che non aveva detto nemmeno in un articolo in campagna elettorale. Ma finalmente, ora non uso Gianni Ferrara per dire che probabilmente questo no ha dato anche un pochino più coraggio. Poi continua a essere una grande confusione, c'è il Russo, c'è il Prospero, è dentro questa area che fanno grande confusione, quindi su queste questioni, e ora non sto a entrare tecnicamente. Il punto è questo, che un oggetto sicuramente del nostro dibattito e del fatto che quando noi parliamo di Costituzione parliamo di questioni sociali, e che quindi il primo problema è ritornare, no, a, per quanto riguarda la rappresentanza, una rappresentanza che è perfetto rispecchiamento del pluralismo e del conflitto sociale, e allora su questo noi possiamo fare quello che possiamo fare, ma che comunque tanto, cioè parlarne, discuterne con gli altri, perché anche lì è passata l'ideologia avversaria, anche tra i dominati che non, come si diceva prima, che non avrebbero interesse a questo. I dominati non hanno interesse alla governabilità. La governabilità è una parola, ovviamente di queste costruite ad arte, che serve per far passare l'idea che ci deve essere qualcuno che ti governa secondo i propri interessi, e quindi che favorisce la passività, la delega e così via, ovviamente a chi? Alle forze dominanti che fanno i propri interessi particolari di classe, no? La governabilità non può essere in nessun modo
un valore o un qualcosa a tenere di conto nella prima sinistra comunista. Ma che, cioè, è terribile doverci spiegare queste cose, ma è così. Allora, nel momento in cui i comunisti riconoscono che ha una funzione, una rappresentanza politica delle istituzioni, l'unico valore è la rappresentatività, non la governabilità. Allora, per questo noi possiamo aprire e continuare una battaglia per il proporzionale puro, e appunto, e fra l'altro vi segnalo anche che abbiamo fatto come associazione questo libro, non solo in memoria di Salvatore D'Albergo, ma per bilanciare proprio la sua battaglia, le sue lotte, quindi è qui a disposizione per qualche altro minuto, se no poi chi vuole mi scrive e gli posso fare avere una copia a prezzi pubblici. Grazie.